fa ancora più piacere è che le cose che ci siamo detti in questa stanza a gennaio e ultimamente nell'ultima partita che si è disputata, a gennaio dicemmo che il Pisa, grazie anche alla campagna acquisti che è stata fatta a gennaio, sarebbe andato in crescendo e oggi i fatti l'hanno dimostrato. Abbiamo una squadra estremamente tonica, che migliora di partita in partita, che oggi, nonostante affrontasse una maceratese ostica e difficile, che nel primo tempo all'inizio ci ha messo in difficoltà e a cui vanno le mie congratulazioni sia per il campionato che per la partita di oggi, nonostante questo, oggi il Pisa è stato splendido e ha dimostrato appunto di migliorarsi riuscendo a concretizzare le occasioni da gol, cosa che prima era venuto con più difficoltà, dimostrando un tasso di qualità, un tasso tecnico elevato, una tonicità e una capacità di concentrazione che lascia ben sperare per il proseguo dei playoff. E qui mi riaggancio a quello che dicemmo nell'ultima nostra conferenza stampa, e cioè che il Pisa sarebbe stato un cliente difficile per chiunque a questi playoff. E questo io lo credo, poi naturalmente i playoff hanno un tasso di incertezza superiore a un campionato ordinario, naturalmente, ma nell'andata e ritorno sono convinto che faremo. Cioè è un cliente ostico per qualunque avversario, cioè nel senso noi ce la possiamo battere alla pari con chiunque. Oggi ritengo che noi, abbiamo il 16-18% di possibilità di vincere i playoff. Queste sono le probabilità che io darei al Pisa. Boh, ci sono altri che si sentono sicuri? No, matematicamente il 25. Beh, questo lo sappiamo che matematicamente è il 25, però io dico che anche se io sono sotto la matematica perché ritengo che Lecce, Foggia e Pordenone abbiano maggiori possibilità. Del resto, un allenatore che io stimo molto, Bucchi, l'altro ieri ha rilasciato un'intervista in cui ha detto che non solo la Maceratese era favorita, ma che se avesse vinto a Pisa sarebbero arrivati alla fine dei playoff. Ecco, noi diciamo esattamente il contrario. Noi diciamo che siamo soddisfatti della vittoria di oggi e che riteniamo di essere quelli rispetto a coloro che andranno alle semifinali che hanno minori possibilità, anche sotto la matematica, perché i conti si fanno alla fine.